il paesaggio italiano, uno dei più suggestivi e vari d'Europa, dove la mano dell'uomo ha lavorato sulla natura, dando vita a scenari unici e riconoscibili. La presenza di tanti habitat diversi a stretto contatto rende l'Italia uno dei paesi con la biodiversità più elevata d'Europa. Una vasta rete di aree protette custodisce i luoghi che hanno meglio conservato il loro patrimonio naturalistico. Il Parco della Maremma in Toscana è uno di questi. Un ambiente severo e a tratti impenetrabile, compreso tra coste di sabbia e roccia, fiumi e canali, colline ricoperte di macchia mediterranea e vaste pinete. È qui che due naturalisti e videooperatori hanno registrato, nell'arco di 3 anni, le immagini che raccontano 4 stagioni dense di storie naturali. Sequenze emozionanti, a volte mai filmate prima, che documentano le drammatiche sfide affrontate in ogni stagione da prede e predatori per raggiungere l'obiettivo che ne regola l'esistenza: sopravvivere per riprodursi. Il sole si solleva sulle brume che la notte umida ha disteso sulla piana del fiume Ombrone, ai piedi del complesso montuoso dell'Uccellina. Nei campi pascola uno degli animali simbolo di questa terra, il cavallo maremmano. Nel corso dei secoli, i butteri hanno selezionato questa razza equina per renderla ancora più adatta all'ambiente mediterraneo. Resiste bene alla fame, alla sete, alle intemperie. Vivono allo stato semibrado nelle piane della Maremma. Alcuni cavalli maremmani hanno un preciso compito da eseguire: consentire ai butteri di svolgere il loro lavoro quotidiano. Da secoli allevatori residenti di queste terre, i butteri iniziano la giornata all'alba, tutti i giorni dell'anno e con qualsiasi tempo. Sono un tutt'uno con il loro cavallo e da secoli fanno parte integrante della Maremma, fino a potersi considerare elementi naturali del luogo, alla stregua di volpi e lupi. Le maremmane sono bovini particolarmente rustici, adattati all'ambiente mediterraneo. Si accontentano di piante che molti altri erbivori scartano, come i giunchi, le foglie appiccicose dell'inula, quelle coriacee di leccio e ulivo. Se la cavano così bene perché sono tra le razze più vicine all'uro preistorico, l'antenato dei nostri bovini. Questi bovini sono interessanti anche per un altro motivo. Hanno in gran parte contribuito a creare il paesaggio che vediamo oggi nelle aree pianeggianti della Maremma. L'attività di pascolo ha aiutato a mantenere gli spazi aperti. Vasti campi, pinete da pinoli ormai rade e improduttive,
distese di piante particolari, come giunco e salicornia, che crescono sulle antiche saline. Ovviamente non mancano i tori. I maschi non sono sempre diplomatici. Quando ci sono delle incomprensioni, non esitano a venire alle mani. Ma raramente gli scontri si fanno seri. Anche le vacche non si tirano indietro, se c'è da farsi valere. A volte basta un atteggiamento irrispettoso della gerarchia per scatenare una lite. Non è sempre facile capire quando si tratta di un gioco o di uno scontro vero e proprio. Ma quando la faccenda si fa seria, più individui si accaniscono su di un rivale. Chissà di cosa sarà colpevole questa povera vacca. Forse non ha ceduto il passo. Oppure ha sottratto una pianta appetitosa a un individuo dominante. Insomma, anche le femmine sanno essere piuttosto pesanti. La vacca bersaglio è in difficoltà. La lingua che pende fuori dalla bocca è un segno che la fatica la sta mettendo a dura prova. Con la femmina prepotente, che non le dà un attimo di tregua, si ritrova in affanno. È talmente indebolita che perde la capacità di reagire. Potrebbe stramazzare a terra da un momento all'altro. Fortunatamente, anche l'altra è stanca e la lotta si spegne prima della tragedia. Tra gli animali della maremma, ve n'è uno che rappresenta al meglio il concetto di cacciatore versatile, astuto e adattabile. La volpe. Le volpi sanno sfruttare al meglio le opere e le attività dell'uomo. Per esempio, si godono il sole in cima alle pile di rotoballe, i cilindri di fieno accumulati a fine estate per integrare la dieta dei bovini nella cattiva stagione. Queste riserve di cibo attirano i topi, che mangiano e costruiscono i loro rifugi nei cumuli di foraggio. Le volpi che riposano sopra questa numerosa comunità fanno sogni sereni, perché sanno che il pasto è a portata di mano. Una stiracchiata e poi via. Una di loro si mette all'opera. I topi tendono a nascondersi nei luoghi stretti e angusti e la volpe ha imparato il trucco. Un morso preciso, seguito dalla presa delle zampe a bloccare la preda. Poi non resta che lacerare il tessuto e il pranzo è servito. Bel lavoro, anche se i butteri non saranno molto contenti del buco nel telo.
Un rumore familiare attira l'attenzione della volpe. Un'ulteriore possibilità di fare un buon pasto si sta avvicinando. In autunno, i trattori prelevano il fieno ogni giorno, più o meno alla stessa ora. I topi sono confusi dalla distruzione del loro castello. Sono stati costretti a spostarsi all'aperto. Preso! La cacciatrice esperta ha saputo sfruttare la situazione per rimediare un altro pasto. Anche gli aironi guardabuoi hanno imparato a trarre vantaggio dalle attività umane. Catturano con il lungo becco gli insetti presenti sul terreno smosso dalle grosse ruote dei trattori. Sanno fare anche di meglio. Poco timorosi del mezzo meccanico, si portano con rapidi voli nella posizione ideale per garantirsi il pasto. Il rumore del veicolo chiama tutti alla adunata. Sono numerosi e pieni di iniziativa. Questi uccelli sono associati alle attività umane da millenni. Dopo aver seguito le mandrie di grandi erbivori in Africa, si sono avvicinati al bestiame domestico, cibandosi degli insetti che gli animali attirano o smuovono nel suolo. Non ci sono solo cavallette e tafani nel loro menù. I guardabuoi hanno imparato a sfruttare al meglio anche la risorsa topi, gareggiando con le volpi per rapidità e intraprendenza. I Monti dell'Uccellina segnano il limite occidentale della pianura maremmana, in cui si concentrano allevamento e agricoltura. Ai loro piedi si incontrano habitat di transizione, che l'autunno tinge di caldi colori. Nel Parco della Maremma, anche questa è una stagione ricca di vita. Quasi una seconda primavera, dopo la calura e l'aridità dell'estate, che hanno messo a dura prova le piante, e ridotto l'attività di diverse specie animali. Il canto del pettirosso segue quelli di altre specie, arrivati dal centro e nord Europa per sfuggire al clima rigido. Alcune piante portano ancora i fiori a settembre, pronte ad attirare gli insetti in attività. L'erba tra gli uliveti ritorna verde e riprende vigore, alimentata dalle piogge. I suggestivi funghi dell'olivo, di un vistoso rosso arancio, accendono i ceppi tagliati. Le delicate infiorescenze rosa dell'erica scoparia ravvivano invece il sottobosco delle pinete. Le piante sulle pareti rocciose più esposte sembrano riprendersi dal calore estivo.
Dalle fenditure nella roccia calcarea spuntano anche specie aliene, come le Sternbergia. Anche in Marimma, l'autunno è la stagione dei frutti. Le piccole bacche di mirto, lentisco e salsa pariglia compaiono nell'intrico di arbusti sempreverdi. Il corbezzolo ha un ciclo vitale singolare. In autunno i suoi frutti giungono a maturazione e nello stesso momento le fronde si riempiono di piccoli fiori bianchi. Un insieme unico che sembra riprendere i colori della bandiera italiana. Il verde delle foglie, il bianco dei fiori, il rosso dei frutti maturi. E poi ci sono le ghiande, i frutti delle querce. L'abbondanza stagionale è una benedizione per alcune specie. La ghiandaia si nutre frequentemente di ghiande. Riesce a neutralizzarne il tannino, sostanza che risulta tossica alla maggior parte degli animali. L'abbondanza di cibo richiama anche molti altri uccelli. Colombacci, soprattutto, che arrivano qui in autunno a migliaia per alimentarsi. Questi parenti dei piccioni di città sono presenti tutto l'anno in Marimma, ma in questa stagione il loro numero aumenta a dismisura. Quando c'è così tanto movimento, arrivano anche i predatori. Il primo a tentare la fortuna, stimolato dall'abbondanza di prede, è il falco di palude. Meglio lasciar fare al maestro. Il falco pellegrino, specialista della cattura degli uccelli al volo ad alta velocità. I colombacci sono volatori poderosi che possono mantenere a lungo una velocità sostenuta. Il pellegrino sa come muoversi, sceglie un gruppo preciso a cui dedicarsi e poi parte con decisione dal posatoio. L'inseguimento è caotico, è una gara di potenza e velocità. Il pellegrino sfrutta la quota guadagnata per compiere vertiginose picchiate e poi virare deciso sul bersaglio. Quando le prede sono di grandi dimensioni, i falchi iniziano a consumarle sul posto. Una volpe che ha individuato il rapace sulla falesia spera di poter rimediare qualcosa. Per raggiungere le carni della preda, il falco deve rimuovere il piumaggio. La volpe osserva con l'acquolina in bocca, ma gli uccelli sono irraggiungibili, isolati su quel picco di roccia. Il pellegrino prosegue il suo pasto e a lei non resta che andare a cercare altrove. Questa strettoia tra le rocce sotto al posatoio del pellegrino è un luogo interessante. Attraversa una cresta rocciosa tra i monti dell'Uccellina. In un luogo così, una telecamera nascosta può fare miracoli quando si tratta di filmare gli animali più timidi, come questo giovane lupo. Ama staccarsi dal branco e condurre brevi esplorazioni da solo, allenando il suo olfatto acutissimo a riconoscere le tracce delle sue potenziali prede. Ma l'immagine del temibile predatore non gli si addice.
È timido e sempre pronto alla fuga. C'è qualcosa che agita ghiandaie, cornacchie e gazze. Un raro gatto selvatico. Un'osservazione straordinaria. Un predatore davvero pericoloso per questi pennuti. Il giovane lupo, nel frattempo, è in tensione per i richiami degli uccelli e per qualcosa che sente nell'aria. Un tuono che annuncia il temporale in arrivo gli dà il colpo di grazia. Torna veloce sui suoi passi per ricongiungersi al branco. Aspetta, c'è qualcosa di interessante. Niente, una pietra che rotolava. Caro giovane lupo, il tuo percorso per diventare maschio alfa è ancora molto lungo. Il temporale si sta intensificando. Il vento autunnale strappa le foglie alle querce, indebolite dalla siccità estiva. Enormi nuvoloni si concentrano sui monti dell'Uccellina. Come colonne d'acqua, le piogge si riversano sul mare, per poi raggiungere la terraferma. Non è un semplice temporale, ma un ampio fronte depressionario che durerà alcuni giorni. La pioggia rinvigorisce la vegetazione, ma agli animali è richiesta un po' di pazienza. I butteri continuano il loro lavoro, apparentemente indifferenti alla fredda pioggia battente che li colpisce con violenza. Neppure le gazze e gli aironi guardaboi sembrano avere problemi. Anzi, l'abbondanza di acqua e il clima ancora tiepido fanno emergere dai loro rifugi nel terreno lombrichi, insetti ed altri invertebrati. Un vistoso arcobaleno annuncia la fine della perturbazione. Le nuvole si dissolvono rapidamente e il sole, ancora caldo, divampa nella foresta bagnata, sollevando nuvole di vapore. Anche gli animali si rimettono all'opera. Le lepri approfittano del sole per asciugarsi e fare un po' di movimento. Le piogge hanno coinvolto anche il vicino Appennino, che ha scaricato parte delle acque nel fiume Ombrone. Il mare si tinge dei suoi sedimenti. Sono questi i residui ad aver creato nel corso dei millenni la grande piana di Alberese, nel cuore della Maremma. I sedimenti trasportati si sono accumulati, strappando la terra al mare. La vegetazione vi si è insediata, disegnando il mosaico di ambienti che vediamo oggi. Anche il vento ha dato il suo contributo. È lui l'artefice delle dune costiere, uno degli habitat più rari e minacciati in Italia. Distese di sabbia che ospitano piante e animali particolari.
spesso il turismo balneare le considera un inutile ingombro. Svolgono invece un ruolo davvero importante nella difesa della costa. Costituiscono infatti un consistente deposito di sabbia che può alimentare naturalmente la spiaggia dopo le mareggiate invernali. In un ciclo senza fine, le dune sono soggette a continui spostamenti e ridimensionamenti, a seconda della direzione e forza del vento. Il fiume trasporta la materia prima, i sedimenti, fino al mare. Poi tocca alle mareggiate spingere le sabbie a riva. A quel punto entra in azione il vento, che trasporta la sabbia sul litorale. La vegetazione, infine, dà il suo contributo, stabilizzando le dune che si formano. Le piante pioniere che vivono in queste difficili condizioni frenano la sabbia, schermano il vento e consentono ad altre specie di attecchire. Le dune sono vive e rappresentano una garanzia di sopravvivenza per le spiagge, eppure sono spesso calpestate e maltrattate. In questo lembo di maremma si osservano le dune tra le meglio conservate d'Italia. Merito di una fortunata combinazione di correnti marine e venti dominanti, ma anche del parco naturale, che ha ridotto lo sviluppo urbano e turistico. C'è un uccello, sempre più raro e minacciato, simbolo delle spiagge in buona salute. Il fratino, un limicolo che nidifica e si alimenta in questi ambienti. Si muove con brevi corse sul bagnasciuga a caccia di piccoli organismi. Non può sopravvivere sui litorali dove l'impronta dell'uomo è più pesante. La maremma e le poche altre coste con spiagge naturali sono il suo unico rifugio in Italia. La notte è un momento di intensa attività, anche in autunno. Prima dell'alba, un piccolo gruppo di cinghiali è in rientro da una scorribanda notturna. C'è un giovane lupo che li osserva. E non è solo. Meglio darsela a gambe. Anche i lupi si muovono rapidamente, ma a giudicare dal frastuono sembrano essere interessati ad altro. Quando sono in caccia, i lupi non fanno rumore. Si muovono insieme, ma senza emettere richiami, se non dopo l'uccisione. Questi, invece, sembrano impegnati in un concerto di ringhi e guaiti. Nessun pericolo. In effetti, si tratta di un gruppo di giovani lupi che stanno giocando. Ora che la caccia si è conclusa, e l'alba è sempre più vicina.
I carnivori distratti proseguono la loro marcia di buon passo, lasciando la piana. Per i cinghiali scappati è il momento giusto per tornare a casa, superando un argine per rientrare nel bosco. Si spostano in fila indiana e, grazie alle loro notevoli capacità di nuoto, guadano i corsi d'acqua con disinvoltura. Dopo le piogge dei giorni precedenti, una giornata di sole spinge i daini a tornare in attività. È loro intenzione attraversare il fiume per raggiungere i campi sull'altra sponda. Al guado, i daini sono a loro agio, quasi quanto i cinghiali. Una giovane femmina è pronta a compiere l'impresa dove l'acqua è più bassa. Si muove con attenzione, sondando il fondale. Con le lunghe zampe mantiene il contatto con il letto del fiume, fino a quando può iniziare a nuotare. Nessun problema per lei. Per gli individui più grandi sarà ancora più facile. In autunno, il palco dei maschi ha già raggiunto il massimo delle dimensioni. Il culmine della stagione degli amori si avvicina. I maschi dominanti tentano con fatica di mantenere unito il loro harem. In questi giorni vorrebbero già avere le loro compagne sotto controllo, ma queste non sono ancora pronte ad accoppiarsi. Affacciati sul mare e ricoperti di vegetazione mediterranea, i paesaggi del Parco della Maremma possono dare l'impressione di non avere quasi conosciuto la mano dell'uomo nel corso dei secoli. Le pareti di roccia, in particolare, sono luoghi selvaggi e poco accessibili. In realtà, in passato, pastori, piccoli agricoltori e carbonai erano una presenza costante in queste terre. Piantarono ulivi e sughere, oggi lasciati crescere liberamente. Nell'interno ci sono tracce ben più evidenti dell'attività umana. L'abbazia di San Rabano, persa sui monti dell'Uccellina in un bosco di lecci, è uno dei luoghi più suggestivi della Maremma. Sorta nell'XI secolo come insediamento benedettino, raggiunse il massimo sviluppo nel secolo successivo ad opera dei monaci cistercensi. Dopo essere stata fortificata nel 300, venne definitivamente abbandonata due secoli dopo. E solo con un'imponente opera di restauro si è riusciti a recuperare e conservare queste maestose vestigia. Altrettanto spettacolari sono le torri di avvistamento a base quadrata, costruite sui rilievi più alti per difendersi dalle incursioni dei saraceni.
Un richiamo cupo e cavernoso, simile a un potente rigurgito, riempie le foreste del parco. È il bramito dei daini maschi in amore. Ogni autunno questi ungulati si radunano in boschi scuri, lontano da occhi indiscreti, per selezionare i maschi migliori dell'anno. Le femmine valutano ogni candidato con attenzione. Come comprese Darwin, nel mondo animale sono di solito loro a scegliere il miglior padre per i propri figli e lo fanno valutandone soprattutto prestanza fisica e buona salute. Tutti i maschi qui presenti sono potenziali pretendenti. Adulti maturi, con immensi palchi, giunti al massimo dello sviluppo. La sfida è certamente molto canora, anche se il richiamo potrebbe essere più raffinato. Ma il fisico ha comunque la sua parte. I rivali si fronteggiano, valutando le dimensioni del corpo. L'attività è logorante per i maschi, che devono far fronte agli avversari e tenere sotto controllo le femmine. A volte basta uno sguardo per far allontanare il rivale. Il vincitore si spruzza della propria urina carica di ormoni maschili per rafforzare il suo odore e ribadire che qui comanda lui. Marca anche le basse fronde degli alberi, coi secreti ghiandolari del muso. Ma non tutti i maschi sono così impressionabili quando incontrano un individuo più grande. Se i richiami, le parate e le intimidazioni non bastano, non rimane che la lotta. Palchi possenti si scontrano con violenza, intrecciandosi gli uni con gli altri. Vince chi fa indietreggiare l'avversario. Alla fine l'oscuro rivendica la vittoria. Il rivale si allontana, ma a testa alta. Nei daini, come negli altri cervidi, il vincitore prende tutto. Il maschio oscuro può ora far valere i suoi diritti sulle femmine in estro. Per lo sconfitto, invece, la stagione riproduttiva è finita. Il paesaggio della Maremma si identifica con il suo principale corso d'acqua, l'Ombrone. I suoi profondi meandri, rivestiti di vegetazione,
incidono la pianura come le spire di un gigantesco serpente. Le acque, spesso torbide a causa del materiale in sospensione, favoriscono la crescita della vegetazione e la vita degli animali che frequentano il fiume. Nei pressi della foce, la biodiversità è massima. Stormi di uccelli migratori vengono qui per alimentarsi degli organismi che vivono nei fanghi. Fammi vedere il becco e ti dirò cosa mangi. Il chiurlo maggiore preleva vermi nascosti in profondità nel substrato con il becco lungo e curvo. Aironi e garzette hanno un potente arpione integrato nel capo. C'è spazio anche per il martin pescatore, che cattura i pesci con un tuffo, entrando in acqua come una freccia. La ricchezza è tale che la foce dell'Ombrone è diventata una zona umida di importanza internazionale per l'avifauna. La varietà degli habitat umidi a stretto contatto esalta il numero degli uccelli in visita. Le nitticore, aironi più attivi nelle ore serali, vengono qui regolarmente nelle ultime ore della giornata. I giovani hanno una livrea criptica in toni di bruno, molto meno raffinata di quella degli adulti. Grandi numeri di gabbiani cercano di prelevare quanto le maree e le correnti portano a ridosso della foce. Li raggiungono i germani reali, subito riconoscibili per l'elegante livrea dei maschi, a loro agio nelle acque dolci come in quelle salate vicino alla costa. I beccapesci riposano volentieri sui tronchi, prima di tornare a pescare in mare aperto. Specie di mare e di fiume si incontrano. Adesso è più evidente quanto la foce dell'Ombrone sia un paradiso per il birdwatching. In una fresca giornata autunnale c'è un grande movimento di ali alla foce del fiume. Gabbiani e cormorani si radunano lungo la costa in gran numero. Deve esserci qualcosa di interessante per richiamare qui tutti questi uccelli. Le correnti hanno concentrato banchi di pesci nelle acque di fronte alla foce. I cormorani, campioni di pesca in apnea, si immergono per catturarli. Stanno mettendo in pratica la cosiddetta pesca sociale. Gruppi di uccelli volano e si tuffano a rotazione, gli uni davanti agli altri. Spingono i pesci verso il basso fondale, riuscendo così a catturarli più facilmente. Gli opportunisti gabbiani si tuffano invece sui pesci fuggiti verso il mare aperto.
i cormorani pescano senza sosta, nuotando a grande velocità grazie al loro piumaggio non idrorepellente, che offre meno resistenza all'acqua. Caso unico fra gli acquatici. Un'anguilla lunga più di 50 centimetri è la cattura del giorno per questo individuo. Secondo premio a quest'altro, che ha pescato addirittura una biscia d'acqua. Verso la foce, le acque del fiume rallentano la corsa verso il mare. Portano con loro detriti e sedimenti, ma soprattutto i nutrienti raccolti nel viaggio cominciato sulle montagne. La marea crescente spinge verso il fiume banchi di giovani cefali e latterini, a loro agio anche nelle acque salmastre. Gli aironi sono tra i primi ad accorgersi della ricchezza che si muove nelle acque torbide dell'ombrone. Non ci sono però solo uccelli in agguato. Grossi esemplari di branzini, noti anche come spigole. Predatori marini molto adattabili, che pattugliano il tratto finale del fiume. Sagome scure in agguato nell'acqua torbida. C'è attesa anche tra le garzette, accorse numerose sulla costa. Sembrano consapevoli del fatto che stia per accadere qualcosa di interessante. Ignorano addirittura una volpe, pur di mantenere le posizioni migliori a ridosso del fiume. I punti ideali per la pesca non sono troppi, e ciò scatena furiose liti tra gli uccelli. Sono i branzini a dare il via all'attacco. Le garzette si uniscono alla caccia. I cefali cercano la salvezza saltando fuori dall'acqua. Sembra un massacro senza speranza. Ma i piccoli pesci sono veloci e molto, molto numerosi. La stragrande maggioranza di loro riesce a sfuggire alla cattura. Sempre più eccitati dalla caccia, i branzini saltano come tonni.
tra le garzette c'è addirittura un albastrello, uccello che di solito si nutre di invertebrati nelle sabbie del litorale. Osservando gli aironi, ha imparato a sfruttare la situazione per integrare la dieta. Nel giro di qualche ora, il flusso della marea si ritira. E con lei anche i piccoli pesci e le schiere di pescatori. La luce autunnale si spegne dolcemente, colorando d'oro le erbe rinsecchite. La stagione degli amori è finita per i daini, ma i loro palchi sono ancora in bella mostra. Ogni giorno che passa, il sole è sempre meno presente. I freddi venti provenienti da nord annunciano l'arrivo dell'inverno. Ma gelo e neve difficilmente si rendono protagonisti in marimma. Anche nella stagione invernale, questo luogo si popola di forme di vita, attirate da clima mite e disponibilità di cibo.